Tuo prova? No, si sente una minchia uguale. Apriamo vabbè, il importante siamo che meglio, si sentano esatto, i nostri, la prima no, puntata un loro. po' di Sì. Se qualcuno dice il bello della diretta gli tiro un cartone, eh? Ve lo sappiate. Stinche pallone. Dovrebbero guarda, allora. Poi lo calpesta lui, quindi non è rigore. Però, no, però sulla gamba destra, la gamba destra uno gliela prende, poi lui allarga la sinistra. Allora, l'avessero fatto a un italiano, ah, vabbè, saremmo già in piazza con vergogna francese. Ricordiamoci che l'applicazione del VAR nel resto secondo d'Europa me non danno. È come in Italia. No. Adesso sono disposto a scommettere con Tonali che questo non lo danno. Punizione. Volza. Io. Sì. Sì, ci sono tutti qui. Chi? Si è chiusa la pagina. No, leggo. Volza, vuoi che ritogliamo i microfoni? Li togliamo, eh. Basta dirlo e togliamo. Sì, oppure scambiamo il microfono. Mi sono impallata. Buono, dai. Gallappa. Conrad, tutto bene? Tuo padre, direi, tranquillo stasera? Tranquillo, dopo. Non c'è niente da agitarsi. No, è vero, non c'è niente. Però di solito riuscivi ad agitarti lo stesso. Però stasera sei senza birra, eh? Questo... Questo purtroppo... Hai smesso? Non bevi più? No, è che è raffreddato. Ti possiamo offrire una birra, Michele? La vuoi? Puoi? Sia io che... Senti, pensa per te, non è che devi distribuire non è che le birre. La chiamata in corrio, allora siccome bevi tu, devo bere tutti. Ma sicuramente anche lui. Allora, Paul, vuoi la birra? No, grazie. No, grazie. Vedi. Jacopo? Volentieri. Forza? Quindi tre birre. Allora, Paul, adesso... Sei pazzo, sei impallata di suo. Allora... la birra la troviamo come un geco. E magari invece... Beckenbauer. Cilo, vieni via che spaventi i bambini, dai. Più che altro non ha più la gamba uno. Per salvare uno scozzese si è lanciato e con un mitra credo che gli abbia sparato su una gamba. Ma forse vediamo, Come si dice in tedesco? Sköll. Come si dice in scozzese? Slonge. E in scozzese slonge. Slonge e pro. Slonge ha detto. Preso proprio in pieno la gamba dopo però senti bua ma era Nicola Savino sì, Gundogan, Nicola Savino ha rischiato la gamba rischiato no per, più che rischio una certezza insomma storia di vita vissuta io avevo il portinaio quando vivevo ancora con mia madre e mio fratello che svuotando la spazzatura del condominio ho scoperto che c'era qualcuno che comprava le cassette porno e poi le buttava nella spazzatura ed ero io fra l'altro avevo tre io anni. Con i primi soldi del nostro primo programma Mediaset mi comprai un videoregistratore quindi lui sapeva che avevo un videoregistratore lui il portiere non aveva il registratore e un giorno che mia madre uscì di casa lui lo vedeva dalla guardiola mi suona alla porta e fa cosa c'è guarda c'ho queste cassette porno che ho trovato la spazzatura ma non ne ho il videoregistratore posso vederle a casa tua cioè, ma tutti e io vabbè per così vabbè e avevi 15 anni no beh sì no no per i soldi no, Mediaset no è vero no, no lavorava, Mediaset sì, scusa. Anche perché 23. Marco demenza senile galoppa questo aneddoto no, ho sentito questo aneddoto e molti altri sono in questo pregiatissimo libro esatto. E non lo dico perché prendo delle royalties lo dico per questo potrebbe essere però però comprato, noi abbiamo diviso le royalties con te ma incredibile infatti siamo dei cretini ma vabbè. Voi avete detto dividiamo per quattro, io zitto come un sorcio non ho fiatato e ho preso. E ti ha svoltato la vita. Guarda. Questa camicia in lino non te la saresti potuta permettere. Traversone. Vediamo se si è riaccesa la nostra donnina dei social che va un po' avampata. A tratti. Sì. Mi sono riaccesa, sì. Oh. Qui dicono che in realtà la Scozia sia lì per la birra e che c'è... Sì. Pensano di essere all'Oktoberfest. Beh, è probabile che stiano ricreando. Esatto, e quindi... Credo che molti di 200.000 lo conoscano bene, l'Oktoberfest, credo. E poi? Sì. Adesso questa domanda non te l'aspettavi. Pensavi, pensavi delle domande sulla tua vita, immagino. Esatto. Vabbè, però... Speravo fossero finite. Però, collega... Argomento a piacere, perché la ragazza magari è emozionata. Dica lei su che cosa si è argomento preparata, a piacere, dai.
era molto, è stata bravissima durante l'anno in geografia, non so se a casa, esatto. A casa la sapeva. No, ma poi ieri mi hanno detto che a casa era preparatissima. Sì, sì, è l'emozione. Non l'emozione. Aveva i messaggi ancora perché non c'erano ancora, però... Raga, mi hanno... il cane mi ha mangiato... Gli appunti. Gli appunti. Certo. Mi ha mangiato i messaggi. Certo. Non vediamo però, no? Le vetrine, sì, entra, vediamo. C'è un bambino con la maglia dell'Inter, grande! Ma perché così lontani dalla transenna? Facciamoli venire vicini. Ma cioè, se voglio star lontani, lasciali... Questo entusiasmo perché sono arrivati due persone davanti... Adesso la pochezza di questa nostra prima... io domani smetterei perché... La parola più lunga in tedesco è composta da 79 lettere e significa associazione dei sottufficiali per la gestione dell'ufficio centrale della compagnia di battelli elettrici sul Danubio. Beh, parola di uso allora, comune. Bisogna indovinare quante R ci no, sono in è una parola, allora... Oggi pomeriggio avevamo preparato anche la slide. No, ma certo, figurati. Ma... Eccola lì. No, grande, l'abbiamo mandata in. La conoscevate? Ce l'abbiamo qua. Allora, Di Socillo, puoi portarla per favore a Michael che ce la legge? E poi lanciamo una call to action. Con se vuoi te la leggo io. Rimandiamo la sovraimpressione, regia per favore. Mentre Michael ce la legge. È un'unica parola e sono 79 lettere. Col microfono attaccato alla bocca. Allora, ci provo, Vai. Donau, Dampfschiff, Fahrselektrizitäten, Hauptbetriebswerk, Bau, dann Beamten, Gesellschaft. Quante volte l'hai usata nella tua vita? Questa parola. Obiettivo. Ma chi, non ci ho capito chi la può usare? Bella impegnativa. Pensa se con questa parola avessero voluto indicare il prosciutto. Ti dà due etti di... cioè... Con e mezzo. Comunque i tedeschi non c'è cavolo da fare. Quando si mettono in testa di fare una cosa non è che mollano a un certo punto. Diglielo alla Polonia. Tra l'altro. E non solo. Però ci ha messo... Il Socillo dentro. Vabbè, adesso non si possono fare battute contro i nazisti. Il Socillo. Va bene il politicamente corretto. Visto il periodo oggi. Vabbè. Schiedsrichter Cornudone.